Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo riattivato l'elettricità nella zona storica della città e ci stavamo per far ammazzare da una bomba qualsiasi messa a caso. Dopo averla riattivata abbiamo ottenuto un nuovo potere che è molto forte e soprattutto ci sarà utile nella battaglia finale. Battaglia finale che ormai credo che non manchi molto. Non mi ricordo quanto manchi, ma sono abbastanza sicuro che ormai siamo vicini. Tant'è che appunto il nostro obiettivo si trova proprio qua sopra. E quindi la missione di oggi è, dicevo, la missione di oggi è controllo il mondo. Contro il mondo, scusami. Sì, lo vedo. Quegli affari diffondono tossine ovunque, trasformando le persone in maniaci. Per fermarli devi distruggere gli UAV che li circondano e poi disattivare lo scudo del pallone. Ok. Disattivato lo scudo, salta sulla piattaforma e staccala dal pallone. Senza quella zavorra volerà via. Va bene. Secondi. Poi andremo da Kessler. Prima di tutto questo, Cole. Prima le cose importanti, Cole, per favore. Dai, su che già non c'ho voglia, che c'ho l'FBI che mi sta attaccato al culo, mannaia loro. Allora, iniziamo un attimo a salire di sopra. Vediamo se l'attacco nuovo ci può essere di una qualche utilità. Ne dubito altamente. Allora, l'aeroplanino è lì ed è andato giù con un colpo. Incredibilmente, tra l'altro, aggiungerei. Visto che quando facevamo la missione per fermare gli aeroplanini ci mettevamo una vita. Allora, tra l'altro mi sa che ce n'è più di uno, vero? No. Allora, Col. Mannaia la miseria. Dovevi virare un po' prima. Tu vola via. E che palle. Andavamo talmente veloce che è saltato dall'altra parte. Perché sono pirla, Cole. Ma io posso già salire? Mi sa di no, eh. C'è ancora lo scudo. Come faccio a salire? Scusami, lui mi ha detto. Esci dalla nube di gas. Ma va. Sta facendo impazzire tutti. Ci starei provando a uscire dalla nube di gas se Cole saltava ce la facevamo subito. Perché io altri aerei non ne vedo. Questo vuol dire che adesso ci si sale sopra. Anche se mi sa che siamo lontani, vero? Già, forse ho capito. Bastato? Credo di sì, perfetto. Ok. Mi serve solo un modo per salirci adesso. Forse da qua ce la dovrei riuscire a fare. Caricati però. Forse da qua ci arrivo. Dai, sali. Perfetto, andata. Come dobbiamo fare? Sei pazzo. Se incendiassi l'idrogeno del pallone, finiresti arrosto. È andata? C'è un altro pallone nella tua zona. Ottimo. Raggiungilo prima che le cose peggiorino. Va bene.
Ma più che altro non mi aspettavo di dover usare il coso, l'attacco finale, ecco, che si trova, in culo al mondo si trova. Si trova dall'altra, minchia. Ehi, amico. Ciao. Non sapevo cosa stesse per succedere a Trish, lo giuro. Ci sei? Dai, Cole, di qualcosa. So di essere l'ultima persona con cui vuoi parlare. Comunque, mi dispiace davvero. Niente è andato come avrebbe dovuto. Già. Alla storia della mia vita, insomma. Invidioso del cacchio, Zik. Per avere dei poteri stupidissimi, tra l'altro, che ti rovinano solo l'esistenza, hai messo in pericolo un sacco di persone. Fatelo dire, non è stata la tua miglior pensata della giornata, quella. Ok, siamo ritornati nella zona precedente. Dobbiamo raggiungere il pallone e la gente, compresa i pulotti, ci sta sparando. Il che non aiuta la situazione. Ci lanciano anche le pietre. Capirei se fossi di karma negativo. Tra l'altro, sento il rumore dell'aeroplanino, eccolo lì infatti. Andata. Forza, bello. Vieni più in qua. Forse. Vediamo, forse da qua dovrei riuscire a prenderlo lo stesso, vero gioco? 3, 2, 1. Ecco fatto. Sali un po' più in alto, un po' più in alto, un po' più in alto, col. Col cazzo che ci arrivo. Sperando che poi lo scudo non si rigenera anche. Oh, perfetto, no. Allora, vediamo se. No, non mi conviene. Mi conviene salire da qua. Ecco. Fatto. Col, sali. Ti prego. Ecco qua, a posto. E ora Zavorra. Dai. Uno. Dai. Due. E infine tre. Fammi indovinare, ce n'è ancora uno. Ottimo lavoro. Rallenterà la diffusione delle gas. Kessler, tuttavia, ha altri due palloni nel Neon. Deve aver prosciugato Sasha per produrre tutta quella tossina. Che novità. Allora, uno è qua e uno è qua, perfetto. Avrebbe potuto essere molto più facile, dei Cole. Se solo mi avessi inventato, avrei potuto controllare tutta quella gente. Impedire loro di attaccarti, ma non è. Posso ancora essere tua se uccidi Kessler. Sì, è esattamente quello che vorrei. La vorrei proprio una pazza melmosa che mi si attacca al pene. La vorrei proprio nella mia vita, sai, Sasha? Allora, dobbiamo passare per il ponte. E in teoria ci siamo. Ascolta. So che sei arrabbiato, ma questa cosa è più grande di te, di noi. Il destino del paese, forse del mondo, dipende da ciò che succederà alla radiosfera. Finiscila, moglie. Pensa se cadesse nelle mani dei terroristi. Cosa ne farebbero? La radiosfera non è un'arma di distruzione di massa. È l'arma di distruzione definitiva. Ah beh. Devi trovarla e portarmela. Certo. Io posso nasconderla e assicurarmi che nessuno la trovi. Guarda, subito. Finita, moglie. Trovati un altro cagnolino. Subito te la porto, guarda. Dai, però, Cole, anche tu. Non ti ci mettere. Io capisco che sei arrabbiato e tutto il resto, però. Cazzo, almeno arrampicati. Ecco qua. Allora. Aeroplanino andato. Ora dobbiamo occuparci del palloncino. Vai, 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 vai.
Allora, unica sfiga che purtroppo è andato lontano. Non posso salirgli sopra ora. Il lato positivo è che almeno lo scudo... Lo scudo si rigenera dopo qualche minuto. No! Muoviti in fretta quando l'hai... Come qualche minuto? Ma l'avevo disattivato, dai! Qualche minuto. Sono passati neanche 30 secondi da quando l'ho tirato giù. Oh. Ecco fatto, allora. Zavorra 1, Zavorra 2. E io quasi quasi aspetterei Zavorra 3, esatto. Ancora uno. Stavo dicendo, aspetterei che si avvicina a qualche tetto, almeno sono già sopra. Allora, beh, già che ci siamo. Ecco fatto, allora. L'ultimo si trova qua in fondo, fantastico. Eccolo là, infatti. Guardalo lì che svolazza. E l'aeroplanino... Allora, aspetta. Mi occupo prima di lui. E poi di lui. A posto. Dovrei riuscire a farcela salire. Perfetto. Oh, è andata. Allora, Zavorra 1, Zavorra 2 e infine Zavorra 3. Contro il mondo, andata. Lo sai, è ora di passare all'attacco. Meno male. Ho attrezzato un vecchio elicottero della polizia con alcuni apparecchi di sorveglianza. Ci aiuterà a trovare la raggiosfera. 43 secondi. Sicuro che funzionerà? Senti, ho passato mesi a seguire Kessler e a copiare i suoi appunti. Con l'attrezzatura che ho sull'elicottero e te accanto, beh, sì, lo troveremo. Vediamoci all'Ashford Building, nel quartiere storico. 16 secondi. Sto andando. Tanto Cole si sta facendo fregare come un pirlotto da tutti, quindi... Un duro colpo è stato inflitto oggi alle forze della tirannia... quando i nostri eroici soldati hanno attaccato e distrutto la sede di un'emittente legata ai terroristi che trasmetteva a Empire City. Ottimo! In seguito alla segnalazione di un cittadino, i soldati non solo hanno distrutto le apparecchiature per le trasmissioni, ma hanno anche trovato le prove della pianificazione di un imminente attacco terroristico. Certo! Se l'attentato avesse avuto successo, avrebbe causato una catastrofica perdita di vite. E come no? Penso di parlare a nome di tutti gli americani quando porto i nostri ringraziamenti alle coraggiose forze che conducono la guerra contro i nemici di questo paese. Certo, breaking news. Perlomeno la cosa positiva è che non sentiremo più quel cretino. Attenzione, popolo di Empire City, gli sta bene. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!